Hegel ha in mente nel suo sistema essenzialmente ha tre grandi forme di potenze etiche. La famiglia in primo luogo. Hegel si contrappone alla visione liberale moderna che pensa l'individuo come fondativo della società. Prima vi è la comunità, la famiglia. Ogni individuo nasce già in una comunità che è la famiglia, dove vale come parte di una comunità più grande, di una totalità ancora una volta. Vale come membro di una totalità. Nella famiglia l'individualità che ciascuno è non sparisce, ma si realizza in un fine, in una destinazione più grande, in cui ciascuno è parte di una totalità più grande. Nel figlio i coniugi trovano la sintesi del loro amore. Il giovane Hegel diceva: nell'amore il separato non cessa di esistere, ma cessa di esistere come separato, perché è parte di una comunità più grande, quella familiare. In secondo luogo, le grandi forme di radicamento etico sono quelle che potremmo chiamare gli enti intermedi oggi. Hegel pensava alla garanzia della giustizia, pensava allo Stato sociale, scuola pubblica, sanità pubblica, quelle forze che fanno sì che il patrimonio comune della società si redistribuisca equamente e non si crei la plecca, si mantenga una società dignitosa. In terzo luogo, lo Stato. Lo Stato inteso non come potenza che soffoca gli individui, ma come potenza che garantisce a ogni individuo la piena e libera realizzazione di sé in un quadro sociale che fa sì che l'individuo si avverta parte di una totalità più grande. Ancora una volta la totalità ritorna. La nostra epoca evidentemente ha neutralizzato, sta neutralizzando tutte queste forme di totalità comunitaria, la famiglia, oggi sotto assedio, gli enti pubblici, privatizzazione, la parola chiave, e poi lo Stato, naturalmente.